Mastica amaro la men scuola basket Arezzo che esce sconfitta dal campo della Vismeda di Costone Siena per 69-68 al termine di una gara combattuta dove gli amaranto hanno avuto l'occasione per tornare al successo pagando a caro prezzo alcune indecisioni finali. L'inizio dei padroni di casa è molto convincente e la squadra di coach Binella si presenta con un 10-2 che in altre occasioni avrebbe condizionato la gara della SBA, che questa volta però ha avuto il merito di rialzare la testa e punto dopo punto ribaltare il punteggio a fine primo quarto sul 19-15. Stesso copione nel secondo parziale, dove seppur di stretta misura la squadra di Pacini ha tenuto la testa della partita dovendo registrare tanti problemi di falli tra le proprie fila. Il momento più difficile in casa amaranto si registra nel terzo quarto quando Benincasa e Frati alzano il ritmo della gara cogliendo impreparata la difesa dell'Amen costretta a subire 25 punti in soli 10 minuti di gioco. Fortunatamente in attacco Giommetti e Cutini facevano valere il loro peso sotto canestro riducendo lo strappo dei costoniani. Si arriva così alla volata finale con la Vismedari avanti e la Sbaga in correre. Coach Pacini perde per falli molti dei suoi protagonisti ma riesce a trovare delle buone energie difensive che permettono agli amaranto di tornare ad un solo possesso di distanza dagli avversari. Purtroppo però l'imprecisione dalla lunetta nei secondi finali è risultata determinante anche perché dall'altra parte Manetti non tremava firmando il 69-65 che vanificava la tripla realizzata sulla sirena da Fratini. Con questo risultato l'Amen scivola al quinto posto in classifica appena fuori dalla zona playoff, ma il campionato della squadra retina rimane di alto livello e nell'ultima gara casalinga in programma eccezionalmente sabato alle 19 al Palasport Estra Mario D'Agata, gli amaranto proveranno nel derby contro Terranuova dell'ex Baggiani a tornare al successo per salutare il proprio caloroso pubblico con una bella prestazione.